Sono il direttore di Pagina 21, la rivista della Fondazione Di Vagno. Con me stamattina c'è Lea Durante, insegna all'Università di Bari, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Di Vagno e diciamo partecipe di tante iniziative che facciamo qui alla Fondazione. Dicevo, una staffetta molto serrata, abbiamo tre collegamenti che tra un po' metteremo in campo e questo spazio di adesso l'abbiamo pensato per parlare con voi dei libri sulla Resistenza, sui libri sul 25 aprile, i libri su questo tema. Ce ne sono ovviamente tantissimi, ce ne sono alcuni che sono classici, si studiano, anche se non li abbiamo letti, li abbiamo sentiti forse sempre nominare e quindi magari è il caso di leggerlo qualcuno, pure anche di quelli storici. E noi però questa mattina, io e Lea in particolare, non vi parleremo dei libri più conosciuti, ma vi parleremo di libri nuovi usciti proprio in questi giorni che in qualche modo ci aiutano a ricordare quello che diceva Daniela Mazzucca, prima la presidente della Fondazione, sul fatto che in realtà poi noi la libertà, ciò che abbiamo ereditato dalle persone che hanno liberato il nostro paese dal nazifascismo e dal fascismo, in realtà in questi giorni in Italia e nel mondo abbiamo capito che è vero che non è per sempre, cioè non sono parole retoriche. Forse quando ero più ragazzo io ho sempre pensato che c'era un po' di retorica in questa cosa, la libertà non è per sempre, perché vivevamo in un mondo felice, no? I favolosi anni Ottanta, in cui tutto si sembrava tutto bello, la guerra non c'era in nessuna parte d'Europa, non c'erano fascisti all'orizzonte, non c'erano pericoli. Era finito pure il terrorismo, quindi eravamo in un momento, non solo perché eravamo più giovani, però insomma in un momento molto felice, quello conta pure, sì, forse conta il fatto che c'era un'età più giovane. In realtà oggi tocchiamo con mano non solo in Ucraina, a Gaza, tocchiamo con mano in Italia il fatto che la libertà di espressione, ovviamente il fascismo, l'oppressione, almeno nel nostro paese, per fortuna fino ad oggi si manifestano in forme per fortuna molto diverse da quelle del passato, fino a un certo punto, perché per esempio le manganellate sugli studenti alle manifestazioni non sono proprio teoria, diciamo, sono anche mazzate. Per cui però fondamentalmente la restrizione della possibilità di esprimersi si esprime in diversi modi oggi, in modi più sofisticati, e quindi secondo me c'è la necessità, almeno questo è il mio pensiero, di lavorare molto in profondità, cioè di far capire soprattutto alle persone più giovani che si trovano di fronte a questa situazione per la prima volta che è importante conoscere la storia, è importante conoscere quello che siamo stati per capire quello che dobbiamo essere e quello che dobbiamo essere ancora in futuro. Allora Lea, inizia intanto di pure tu quello che ovviamente che ti pare, ma iniziamo anche dal libro che tu hai scelto. Oscar, intanto io non so se intanto voglio ringraziare tutto il pubblico e la Fondazione per aver organizzato questa giornata dedicata al 25 aprile. Ci sono molte iniziative in corso, devo dire, mi pare che anzi quest'anno ci sia una sorta di ripresa di una tradizione che forse il tempo aveva fatto affievolire e che poi invece le ultime vicende, diciamo così, del panorama politico hanno suggerito di riattivare. Volevo però proporre, visto che abbiamo tre graditissimi ospiti in questo nostro spazio, che sono Paolo Di Paolo, Mario Ricciardi ed Eric Gobetti, se è il caso di metterci subito in collegamento con il primo di loro. No, ho scritto adesso, sono andato un po' avanti i tempi, sto dicendo a Mario che il primo collegamento è di collegarsi alle 40, quindi abbiamo 5 minuti. Ecco, no, perché insomma mi premeva soprattutto dare il benvenuto nel modo più opportuno a questi ospiti. Io ho pensato di concentrarmi in questo breve spazio su un tema che mi sta molto a cuore per tante ragioni e che soprattutto la storiografia più recente ha rimesso al centro, e cioè
la partecipazione delle donne al processo della resistenza e a tutto il percorso che ha poi condotto alla liberazione, non tanto dal punto di vista storico, perché insomma da questo punto di vista se ne sono occupate delle figure molto più importanti, come per esempio Benedetta Tobagi, che ha vinto proprio su questo tema il premio Campiello dell'anno scorso e che ha, devo dire, visitato moltissime città d'Italia con il suo libro, riscuotendo sempre molto successo, a testimonianza dell'interesse che su questo argomento si è andato consolidando. Ma quello che mi sembra, ecco, di voler suggerire oggi come lettura a tutte e tutti voi, e anche come, ecco, come letture scolastiche per chi insegna, ma come letture per le giovani generazioni, è una fioritura davvero significativa di memorialistica femminile e di narrativa femminile che appunto è fiorita intorno a questo argomento. Io ho portato alcuni libri, ma veramente ce ne sono tantissimi, quindi quelli di cui parlo sono davvero pochi, e volevo soffermarmi quest'oggi su questa autrice, Giovanna Zangrandi, che è stata una partigiana del Cadore, una scrittrice giornalista che probabilmente sono in pochi a conoscere, un po' perché naturalmente sono tanti i grandi libri sulla resistenza che hanno fatto parte della nostra formazione, naturalmente Il partigiano Johnny, Il sentiero dei nidi di ragno, sono Mario Rigoni Sterni, insomma sono libri e autori che davvero hanno formato generazioni, anche perché sappiamo benissimo che la resistenza, così come il risorgimento, è un po' il mito generativo della nazione, quindi è giusto che questi libri siano stati parte della formazione di tutti. Però ecco, queste autrici non sono da meno, perché raccontano la resistenza in altre forme. Giovanna Zangrandi, vi dicevo, è appunto una partigiana del Cadore, era una appassionata di alpinismo, di roccia, e essendo una biologa è stata anche molto utile durante il periodo della resistenza sulle montagne, che è stata una resistenza durissima nella quale molte persone sono morte semplicemente di freddo senza neanche riuscire a combattere. Beh, la sua professionalità è stata molto importante, per esempio per la redazione delle mappe che sono state necessarie ai partigiani della montagna, che erano nascosti negli anfratti, nelle grotte, nei luoghi più impervi in quell'inverno tra il 43 e il 44. Poi l'inverno del 44 e del 45, sapete, i partigiani si sono dovuti nascondere perché c'è stata una sospensione della guerra partigiana per ordine degli alleati, e quindi lì queste persone hanno davvero patito il freddo e la fame e hanno vissuto in condizioni tremende. Giovanna Zangrandi, oltre a questo libro Non voglio comandi, non voglio consigli, che è una raccolta di racconti e di brevi pagine anche giornalistiche sulla sua esperienza partigiana e della montagna, ha scritto anche molti romanzi fino per tutti gli anni 60, gli anni 70, quindi è stata una scrittrice molto prolifica, della quale solo ultimamente si stanno ristampando i libri, a riprova proprio di un'esigenza che sorge da questo punto di vista. E pensate che alla fine della guerra Giovanna Zangrandi aveva deciso di costruire un rifugio di montagna con un partigiano del quale era innamorata, che era il suo uomo, e questo uomo è stato ucciso dai tedeschi il 26 aprile del 45. Quindi il 25 aprile, che è stata la liberazione, come dice un'altra importantissima scrittrice molto più famosa, e cioè Rossana Rossanda, ho portato forse troppi libri quindi mi perdo, Rossana Rossanda nel suo La ragazza del secolo scorso dice: abbiamo festeggiato il 25 aprile, ma in effetti la guerra continuava a sgocciolare. Usa questa bellissima espressione per dire che appunto non era una guerra immediatamente visibile, ma che insomma le persone continuavano a morire. Io mi fermerei qui, così... Sei stata molto brava, anche perché è una scrittrice, questa appunto, che nemmeno io conoscevo. Quando abbiamo parlato di questo libro non avevo letto nulla, mi sembra giusto allargare l'orizzonte. Chiedo se Mario è già collegato...
Mario, ci senti? Eccomi qui. Grazie intanto di essere intervenuto, Mario. Grazie a voi. Mario Ricciardi insegna all'Università Statale di Milano, è un amico della Fondazione Di Vagno, partecipa diciamo regolarmente a uno dei fiori all'occhiello della Fondazione, che è il Festival Lector in Fabula, e quindi contiamo di riaverti a settembre per la nuova edizione, Mario. Molto volentieri, mi farebbe molto piacere come sempre. Allora Mario, a te come anche gli altri due ospiti che abbiamo ti facciamo due domande e te le facciamo tutte e due insieme. La prima alla quale ti pregherei di rispondere però dopo è perché dobbiamo continuare a festeggiare il 25 aprile e se dobbiamo continuare a festeggiarlo, e poi ti chiederei di parlare di un libro che secondo te è importante conoscere rispetto a questa giornata. Hai 10 minuti, te li puoi gestire come ti pare. Sì, allora partiamo dal libro. Il libro che ho scelto è questo, è un libretto di memorie di Luigi Pintor, si chiama Servabo, e non è uno dei libri più noti, diciamo così, sull'antifascismo, ma io credo che sia un libro che vale ancora la pena di leggere e quindi di segnalare anche alle persone più giovani, di far conoscere agli studenti. Luigi Pintor è il fratello più giovane di Jaime Pintor, che è un intellettuale già piuttosto noto. Quando la guerra scoppia aveva fatto delle traduzioni, per esempio delle poesie di Rainer Maria Rilke, che erano state molto apprezzate. Viene richiamato dall'esercito e nel corso della guerra, a un certo punto, matura una profonda convinzione antifascista che lo porta a impegnarsi nella resistenza, e muore conducendo un'azione ad altissimo rischio. Lui sapeva che stava rischiando la vita e infatti scrive una lettera al fratello, che poi verrà recapitata appunto a Luigi, che era molto più giovane, nella quale gli lascia una sorta di testamento morale, una lettera bellissima nella quale Jaime spiega perché lui da soldato decide di unirsi alla resistenza. E quindi Luigi si trova tra le mani questo documento straziante del fratello e giovanissimo decide di entrare nella resistenza romana, partecipa a alcune prime azioni di resistenza, viene a un certo punto catturato e viene condotto nel covo della banda Koch, dove verrà torturato e rimane nelle mani poi prima della banda Koch e poi in un secondo momento viene portato a San Vittore e attendendo la morte, perché appunto si aspettava di essere giustiziato, e invece poi verrà fortunatamente liberato quando Roma viene liberata dagli alleati, quindi ormai siamo diciamo già dopo l'8 settembre del 43 e il fronte si sta spostando sempre più a nord. Poi Luigi Pintor diventerà appunto un importante giornalista, impegnato prima nell'Unità, poi fa parte di quel gruppo che fonderà il Manifesto, e in questo breve libro c'è una testimonianza appunto di come un giovane borghese che ha avuto una vita, come lui dice, in fondo comoda, molto al riparo dalle cose brutte del mondo, in quelle giornate drammatiche e sanguinose della guerra e della resistenza antifascista che sta nascendo, scopra di avere una coscienza politica, decide di impegnarsi e di rischiare anche la vita appunto per combattere per la libertà degli italiani. E secondo me è una storia non delle più note, non è, diciamo, non fa parte della grande letteratura della resistenza, ecco, però è una storia che vale la pena di leggere. Sì, ma scusa, tra l'altro, Mario, il titolo è molto suggestivo, perché Servabo può voler dire tante cose, una di queste è conservo, per l'appunto, e lui dice è una parola che mi ha sempre colpito, perché era
sotto il ritratto di un antenato di famiglia che c'era nella loro casa cagliaritana, quindi anche questo senso di impegnarsi per la memoria del passato, ma in questo caso anche della lotta antifascista, che mi sembra una cosa molto importante. Sì, grazie Mario. L'altra domanda perché, che mi hai fatto, no, perché... Scusa un attimo, ti volevo dire, è importante perché, come abbiamo detto, ci sono dei libri, tu non eri ancora collegato, che conosciamo tutti, che conosciamo da, diciamo, sin dalle scuole elementari, e il nostro tentativo di questa mattina è, seppur nello spazio ristretto di un'ora, di dare qualche consiglio di lettura. L'altra domanda che ti ho fatto, mi ha molto colpito un editoriale che ho letto tuo, in cui hai spiegato, secondo me, in maniera magistrale perché nel 2024 bisogna continuare a festeggiare, ricordare il 25 aprile. Ecco, vorrei che in 5 minuti ce lo sintetizzassi. Guarda, ti dico qual è la mia prospettiva personale. Io non sono mai stato alla manifestazione del 25 aprile. Ricordo quando ero bambino mio nonno, che è stato un combattente della Seconda Guerra Mondiale, e andava, diciamo così, alle celebrazioni che si tenevano nella mia città natale, Salerno. E questa è la prima volta in cui andrò al corteo del 25 aprile qui a Milano, perché secondo me stiamo vivendo una stagione veramente molto preoccupante per la democrazia, non solo in questo paese, e è chiaro che nessuno pensa, o certamente non lo penso io, che il fascismo possa ritornare esattamente nelle forme in cui l'abbiamo conosciuto un secolo fa, però mi pare ormai piuttosto chiaro che un insieme di atteggiamenti e di modalità, diciamo, di lotta politica, e anche un'idea in qualche modo della società che ha delle radici nel fascismo storico, si stia affermando moltissimo in questo periodo, in parte anche grazie alla compiacenza in qualche modo di una parte di coloro che dovrebbero impegnarsi per contrastare queste tendenze. C'è molta voglia di appeasement con queste nuove forme di fascismo, e quindi credo che oggi sia importante essere in piazza per, come dire, rendere presente con noi stessi, con i nostri corpi, con la nostra presenza, il ricordo del 25 aprile, ma anche la voglia di affermare mai più, in maniera molto, molto netta, diciamo così, mai più fascismo, mai più oppressione violenta, mai più persecuzioni basate sull'appartenenza etnica o razziale. E quello che è il momento culminante, proprio con l'insurrezione di Milano, no, del 25 aprile, di una lotta di liberazione alla quale hanno partecipato tutti. Non è una battaglia solo della sinistra, c'erano nelle brigate partigiane, c'erano monarchici, c'erano ex soldati, sono stati resistenti tutti quelli, come per esempio mio nonno, che era un ufficiale dell'esercito regio e che, essendo prigioniero dei tedeschi come tanti, ha rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Anche quella è stata una forma di resistenza, come ebbe a dire poi in tempi più recenti Alessandro Natta, che è stato un segretario del PC e che ha scritto un libro molto bello, scusatemi, vi segnalo un secondo libro, che si chiama L'altra resistenza, in cui tra i primi segnalò questa resistenza disarmata, non violenta, di tanti prigionieri che rifiutano di aderire alla Repubblica di Salò e quindi scelgono di rimanere nei campi di prigionia in condizioni durissime. Insomma, leggere queste memorie dei campi di prigionia in cui sono stati i nostri soldati italiani durante la Seconda Guerra Mondiale fa veramente molta, insomma, fa impressione. Quindi la resistenza è un momento di unità del paese, un ruolo importantissimo hanno certamente avuto le formazioni combattenti della sinistra, ma non solo quelle, liberali, persino alcuni monarchici e soldati dell'esercito regio,
che hanno combattuto per la libertà del paese. Questo per me è una cosa molto importante, ed è molto importante ricordare che da questo atto di lotta per la libertà nasce la nostra Repubblica Democratica, la nostra Costituzione. Grazie Mario, grazie molte per la tua partecipazione. Ci vediamo, e spero di rivedervi presto di persona in Puglia. Ci vediamo a settembre all'Hector. Ciao, grazie Mario. Arrivederci, grazie. 25 aprile. Allora, lo dico per la regia, noi continuiamo a parlare, ho scritto già a Paolo Di Paolo di collegarsi, appena è pronto me lo dite. Il primo libricino di cui vi volevo parlare oggi è di un autore che, suo malgrado, diciamo, in questi giorni è sulla bocca di tutti, Antonio Scurati. Questo libricino ovviamente l'aveva scritto prima, è nuovo, l'aveva scritto prima della bufera in cui si è trovato, si intitola Fascismo e populismo, Mussolini oggi. E vi volevo leggere due passi brevissimi, uno sul suo concetto di storia e uno sull'artefice della parola fascismo, cioè Benito Mussolini. A partire dalla Rivoluzione francese, per due secoli, 10 generazioni si sono appellate al futuro per ottenere giustizia. Davanti al tribunale della storia, millenni di schiene spezzate e di sofferenze senza nome avrebbero finalmente trovato riscatto. Riscatto e risarcimento, persino vendetta. 10 generazioni di madri e padri hanno creduto con magnanima fiducia che la vita dei figli sarebbe stata migliore della loro e che l'esistenza dei nipoti sarebbe stata migliore di quella dei figli. E si sono fatti trovare pronti a lottare per questo, a morire e persino a uccidere. Ecco la promessa della storia. La promessa che promette a se stessa: il futuro ci attende, il futuro ci appartiene, il futuro è uno di noi. Ecco l'impegno della storia. La storia non è mai scritta una volta per tutte, la storia è sempre lotta per la storia. La storia siamo noi. E mi pare che esprima, diciamo, anche in poche parole, il senso di quello che stavamo dicendo prima, cioè oggi, come sottolineava anche Mario Ricciardi, no Lea, ci troviamo in un momento in cui ci sono tutta una serie di segnali che, diciamo, non lasciano ben sperare. Leggevo prima di iniziare questo incontro che la Meloni ha risposto all'amministratore delegato della RAI che aveva osato difendere, aveva soltanto detto che voleva fare un'inchiesta per capire dentro la RAI che cosa era successo, e pare che sarà rimosso, Sergio sarà rimosso e sarà nominato un'altra persona. Quindi siamo, diciamo, in un pieno regime, si può dire in maniera proprio senza tema di smentite, uno che loro hanno nominato e che ha messo in discussione questa questione verrà licenziato. E per andare però all'origine, per capire a chi si appellano questi che fanno riferimento ancora al fascismo, ecco cosa scrive di Mussolini Antonio Scurati. Ovviamente Mussolini ha dedicato un'opera monumentale al Duce, 3 volumi stratosferici, con uno di questi ha vinto anche il Primo Strega, che io vi consiglio di leggere, sono impegnativi perché, diciamo, sono molto lunghi, ma raccontano in diretta ciò che accadeva in quei giorni. Ecco cosa scrive di Mussolini a pagina 69. Il Mussolini dei primi anni 20 era un avventuriero facile a ogni travestimento, ripensamento e tradimento. Prima fervente repubblicano e poi disposto a coabitare per 20 anni con la monarchia. Prima profeta del libero amore e poi pronto a sposarsi in chiesa per convenienza. Prima accanito anticlericale e poi sottoscrittore dei patti lateranensi con il Vaticano. Prima socialista consacrato alla riscossa del proletariato e poi alleato dei poteri forti che lo opprimevano. Nel volgere di pochi anni, Benito Mussolini tradì tutti, i pacifisti, i socialisti, i repubblicani, D'Annunzio che lo aveva ispirato, i liberali giolittiani che lo avevano portato in Parlamento, i camerati squadristi della vigilia che gli avevano spianato la strada a forza di manganellate. Soprattutto, e questa mi pare l'affermazione più bella di questo ritratto, tradì se stesso, diventando l'uomo che aveva odiato da ragazzo. Ecco, mi pare che quindi fascismo e populismo, Bompiani, Antonio Scurati, Mussolini oggi. Mi pare, Lea, che questa affermazione ultima, tradì il ragazzo che era stato, mi sembra forse la più centrata, no? Sì, diciamo che è una nota di,
così di indulgenza che Scorati riserva a Mussolini. Alla fine storicamente questo non, purtroppo non rileva, perché la storia è andata in un certo modo. Abbiamo Paolo Di Paolo in linea oppure possiamo... Credo di sì, perché adesso scusate, facciamo tutto in diretta. Eccolo qua. Ciao Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Aspetta, grazie a te per averlo accettato. Anche Paolo Di Paolo, scrittore nella dozzina, ricordo, con il suo ultimo romanzo, Romanzo senza umani, nella dozzina del premio Strega, già che abbiamo presentato con te praticamente prima dell'uscita, quindi è stato, l'hai tenuto a battesimi, sì, lì, proprio in quel luogo. E dato che abbiamo registrato quella cosa, io ti dissi che secondo me con questo libro tu avresti potuto vincere il premio più importante italiano. Aspettiamo, però intanto siamo arrivati nella dozzina, mi sembra già una buona cosa. Ti saluta anche Lea intanto. La vedo, grazie. Allora Paolo, due domande anche a te. La prima, stiamo parlando di libri, diciamo, più che o nuovi o comunque libri che non sono, diciamo, storici della Resistenza. Tu hai scritto un libro meraviglioso che è Mandami tanta vita, dedicato a Piero Gobetti, un po' di anni fa. Ecco, vorrei che in 5 minuti ci parlassi di questo libro, del perché Piero Gobetti è stato importante e perché può essere un riferimento per i giovani di oggi. Ma perché, come Giuseppe Di Vagno e come Giacomo Matteotti, diciamo, ha rappresentato quella capacità dell'intellettuale di essere anche una sentinella di un cambiamento, soprattutto quando questo cambiamento diventa pericoloso, scivoloso. È come se alcuni intellettuali avessero, e l'abbiamo visto in tante circostanze storicamente rilevanti, avessero delle antenne più sensibili. Così Di Vagno, così Matteotti avevano capito già negli anni 20 quale sarebbe stata la vera natura del fascismo, poi rivelatasi, diciamo, passo per passo e tragedia per tragedia. Piero Gobetti è un giovanissimo intellettuale. Una delle cose che noi trascuriamo nella percezione che abbiamo di lui, perché naturalmente è un nome monumentale, ma che dà... Ecco, sul monumentale, non credo sia la Meloni questa volta, penso, anche perché... No, anche perché dovrebbe avere una rete preoccupante a questo punto. Allora, questo libro credo di non sbagliare che sia arrivato in, anche questo, in finale del Premio Strega, forse è stato il primo libro con il quale Paolo è entrato nel Premio Strega. No, volevo chiedere se è un problema di Paolo Di Paolo o nostro. Si è spento proprio tutto? Sì, sì. 5 minuti, va bene. Allora, scusa. Aspettiamo che Paolo ritorni e intanto parliamo noi, sì. Che dici? Allora, questo è il primo libro di cui vi volevo parlare. Il secondo è un libro pure appunto di un'altra persona che in questo momento, diciamo, ahimè, è sotto la luce dei riflettori, e si intitola Il fascismo non è mai morto, del professor Luciano Canfora. Perché è importante questo libro? In qualche modo, sperando che non si offenda il professor Canfora, mi sembra un ottimo bignami per chi non conosce la storia. Cioè, si legge in pochissimo tempo, in pochissimo tempo tu capisci intanto che cos'è il fascismo oggettivamente, e capisci le connessioni, che sono la cosa più difficile da stabilire, con il presente. Ovvero, in questo libro, senza enfasi e senza ricorrere a nessun artificio, il professor Canfora ci spiega perché e la motivazione con la quale c'è una continuità di intenti tra il movimento sociale di Giorgio Almirante e Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Cioè, ovvero, di come, così come il movimento sociale italiano e la destra italiana in quegli anni ha sempre ha dato, diciamo, eccoci qua, sei tornato Paolo? Io sono sempre stato qua, sì, ci siamo persi? Ah sì, no, non vediamo, sì, ci siamo persi, spero che tu non abbia, noi non... Ti abbiamo perso, forse, quindi hai parlato da solo, caro Paolo. Per un po' ho parlato da solo, credo, sì. No, ma non dicevo... ti vedo più, però, c'è qualche... Io la connessione mi sembra abbastanza stabile. No, adesso ci sei, adesso ti vediamo. Era un problema, no? Sì, ti vediamo. Io non vedo voi, però vabbè, adesso torno a vedervi, ok. Perfetto. Appaio. Stavo dicendo, se non mi ricordo male, Mandami tanta vita arrivò in finale al Premio Strega, o no?
anche quello, sì, anche quello ha avuto la stessa fortuna, però dicevo di... Sì, continua. Ti riprendo il filo rapidamente, speriamo che sia stabile la connessione, che come Divagno e come Matteotti la straordinarietà di queste figure è nella capacità che spesso hanno alcuni intellettuali di presentire qualcosa. Non è una questione di profezia, a me la profezia non mi sembra un termine... mi sembra un termine misticheggiante, quindi vorrei attenermi, diciamo, alla lucidità e alla razionalità. È una eventuale ipersensibilità, una grande capacità di lettura dei fenomeni, degli eventi, che li porta ad avere coscienza e consapevolezza in anticipo. Allora, questo accade a Divagno, questo accade a Matteotti, questo accade a Gobetti. Dicevo che Gobetti è una figura interessante soprattutto perché nasce in una famiglia molto semplice torinese che aveva un negozio di frutta, di primizie di frutta, in via 20 settembre a Torino, e questo ragazzetto che in casa ha solo un'enciclopedia per famiglie, l'enciclopedia Melzi, se ne trova la copia in casa di Gobetti, nell'ultima casa che lui ha abitato a via Fabbro, che oggi è anche la sede appunto del fondo e della fondazione, e lì quell'enciclopedia è incredibile perché è un'enciclopedia che Gobetti giovanissimo annota e glossa e soprattutto corregge. Addirittura nel frontespizio mette questa frase, era un ragazzino, l'unica enciclopedia per imparare tutto sbagliato, che è affascinante, no? Anche da un punto di vista dell'atteggiamento. È un atteggiamento sempre molto critico, se volete polemico. Io quel libro che tu citavi, Oscar, e cioè appunto Mandami tanta vita, lo comincio con questa frase, qualcosa del genere, adesso non la ricordo proprio la lettera, ma dice la prima impressione era stata antipatia. Perché? Oggettivamente dalle testimonianze di chi l'ha conosciuto viene fuori, sai, quella prima impressione che ti dà un ragazzetto smilzo, alto per l'epoca, ovviamente era 1,72 credo, ma insomma svettava rispetto a quelle generazioni, e segaligno, con la nuvola di capelli ricci, gli occhialetti tondi un po' all'Antonio Gramsci, e incontra una quantità di figure straordinarie, le incontra parlando con loro da pari a pari quando lui è un ventenne, e parla con Gaetano Salvemini, parla con Gramsci stesso, parla con Benedetto Croce, anzi è talmente petulante con Croce finché Croce non gli risponde, insiste a scrivergli e poi riesce a farsi rispondere da Croce. Questa è l'intensità di una vita intellettuale che poi diventa vita intellettuale e culturale, che poi diventa impegno politico, e su questo volevo fermarmi ancora due minuti. Perché? Perché la cosa straordinaria che succede è che nella rivista, dopo Energie 9, che è una rivista che fa praticamente da liceale, sotto l'ala di quello che è stato il suo maestro, Gobetti ricordiamocelo, è comunque uno di formazione liberale, e Luigi Einaudi è stato il suo punto di riferimento, il suo maestro, diciamo, uno che aveva colto come Salvemini questa straordinarietà dell'intelligenza di Piero Gobetti. Poi quando arriva a fondare il giornale più famoso, La Rivoluzione Liberale, lì naturalmente attività culturale e attività politica si connettono, e si connettono proprio nel momento in cui appare sulla scena Mussolini. Cioè, quello che noi facciamo fatica, ribadisco, a cogliere è che un ragazzo di 20 anni, Gobetti era dell'1 del 1901 e muore nel 26, quindi io questi dati li ricordo sempre perché muore che non ha compiuto 25 anni, Gobetti capisce che cosa c'è dietro la maschera di Mussolini e restituisce nei suoi scritti dei primi anni 20, ancora prima del delitto Matteotti, la verità truce del fascismo, dell'uso politico che il fascismo fa da subito della violenza, e la dimensione demagogica, trasformista, opportunista di Mussolini e del fascismo. Usa l'espressione tirannide già nei primi anni 20, quando ancora Matteotti non è stato ucciso. E qui arrivo al punto. È il delitto Matteotti, che certo apre gli occhi a molti, ma Gobetti in quell'estate del 24 scrive quello che è uno dei suoi testi secondo me più belli e folgoranti, che si chiama per l'appunto semplicemente Matteotti. È poco conosciuto, ma è straordinariamente scritto. È un profilo che lui scrive a caldo, anche preso dall'emozione, dalla commozione, e diventa un piccolo bestseller a Torino, tanto da destare i sospetti e i fastidi, ovviamente, della dirigenza politica del fascismo, ed è un ritratto dell'integrità morale, di qualcuno che non cede, dice lui, alle sagre, ai ricatti, e che mantiene inderogabilmente un impegno con la sua onestà. Lo descrive e mi sembra che si rispecchi in Matteotti, questo lo dico anche da un punto di vista letterario, è affascinante il fatto che cerca in Matteotti una sorta di specchio morale, di specchio etico, no? Perché dice di Matteotti si diceva
che non era nemmeno simpatico. Non so se ho detto un attimo fa, mentre non mi ascoltavate, o l'ho già detto adesso che mi ascoltavate, ma lo riprendo. Dicevo che nelle testimonianze su Gobetti spesso viene fuori questo tratto di ruvidezza, se non di antipatia. Io comincio "Mandami tanta vita" con una frase che allude a questa prima impressione che emanava, no? Perché effettivamente, quando tu sei un giovanissimo impegnato politicamente, intellettualmente, la percezione che possono avere di te gli altri, succede secondo me ancora oggi nelle scuole, beh, insomma, può essere anche di distanza, no? Lui era uno che con un drappello di collaboratori faceva volantinaggio durante le lezioni, interrompendole bruscamente nelle lezioni universitarie, faceva una militanza appunto intellettuale e politica che aveva creato una piccola leggenda torinese. Vi do un dettaglio che è emozionante. Carlo Levi aveva sentito parlare di Gobetti e, come sappiamo, non essendoci Wikipedia, era difficile farsi un'idea di quanti anni avesse un uomo di cui sentivi parlare nella tua città. Carlo Levi è del 1903, Gobetti è dell'1, quindi Carlo Levi era anche leggermente più giovane. Fa di tutto per incontrare questo Piero Gobetti e racconta Levi di aver fatto le scale, i piani di scale, quasi in corsa, col cuore in gola, lì a via 20 settembre a Torino, per incontrare questo giovane Piero Gobetti. Quando il ragazzetto Gobetti gli apre la porta, Levi resta sconvolto, chiede: "Ma io devo parlare con Piero Gobetti?" Quello gli dice: "Sono io." E Levi commenta anni dopo: "Lì ho capito che avevo perso la mia giovinezza, no? Avevo perso la mia giovinezza, invece c'avevano 20 anni, ma l'avevo persa perché non era possibile che quel Gobetti che aveva davanti avesse fatto tutto quello che aveva fatto." Finisco questo primissimo e penso, diciamo, penultimo giro sulla questione del delitto Matteotti e di quello che succede immediatamente dopo, perché all'altezza del 23 Gobetti già scrive quella frase che diventa un'epigrafe per la storia italiana: il fascismo, ve la ricorderete tutti, è l'autobiografia della nazione. Io su questa frase potrei stare tre quarti d'ora, ma io quello che dico, e non la commento perché si commenta da sola, il fascismo è l'autobiografia della nazione, lo scrive un ragazzo di 22 anni e lo scrive prima del delitto Matteotti. Questo è sconcertante. E l'altra cosa è che dopo il delitto Matteotti, chiaramente la figura di Gobetti è talmente esposta che Mussolini arriva a firmare di suo pugno un telegramma al prefetto di Torino che recita così: rendere la vita impossibile a questo insulso oppositore del fascismo. Da quel momento la vita di Gobetti diventa impossibile ed è un autoesilio, oggettivamente è un autoesilio, non è, come la vulgata vuole, direttamente la sua morte determinata dagli agguati che ha subito, però la sua salute sia psichica che fisica è fiaccata da quegli eventi, come molti di voi ricorderanno, è fatto oggetto di diversi agguati delle squadracce nere e naturalmente nel momento in cui, per esempio, di fronte a sua madre ha uno sbocco di sangue, lì capisci che quel ragazzetto si è esposto in un modo così radicale che non può che, a un certo punto, dopo che la tipografia che stampa i suoi giornali viene data alle fiamme a Pinerolo, uscire dall'Italia. E il problema è che sua moglie Ada, gigantesca figura della resistenza e della post-resistenza, una grande pedagoga, una donna straordinaria, è stata vice sindaco a Torino, è morta nel 68, una vita impressionante quella di Ada Gobetti, di Ada Marchesini Prospero Gobetti, perché c'ha tante vite, e lascia Ada, la lascia con un bambino appena nato, se ne va a Parigi, dice: "Appena mi stabilisco verrete tutti, ricomincerò qui da qui la mia attività." E invece purtroppo il mio romanzo racconta questi ultimi 15 giorni, che sono gli unici 15 giorni di soggiorno parigino. La sua salute precipita e l'ultimo elemento che abbiamo di lui, che io ho trovato sempre struggente, è dentro le sue note di diario di Taccuino, dove a ogni giorno, al centro della pagina, tra il 7 e il 15 febbraio del 26, scrive solo la parola "malato, malato, malato", come se questa malattia, diciamo appunto, gli impedisse di essere fino in fondo se stesso, o essere se stesso dappertutto, come aveva scritto, mentre la carrozza lo portava verso la stazione di Porta Nuova. Paolo, grazie. Ti faccio una seconda velocissima domanda, cioè ti lancio una veloce sollecitazione. Stiamo ragionando anche sul significato del 25 aprile oggi, e quindi un po' dal passato al presente, una tua impressione velocissima su questo.
velocissima, cito spesso, ti rispondo veramente in due minuti e mezzo, cito spesso una vignetta di Altan che tra l'altro stamattina su Repubblica a tutta pagina diciamo ne offre un'altra geniale che vi leggo, e c'è una donna con una bandiera italiana e dice: fare una nuova liberazione così facciamo una nuova festa. Ecco, questa già è abbastanza interessante, ma una vignetta di Altan che diceva: c'è un bambino che chiede a suo padre: babbo, che cosa è successo il 25 aprile? E il padre risponde: niente. Ecco, questa cosa qui è il vero rischio che corriamo, che qualcuno risponda, diventato padre o diventato addirittura nonno, che il 25 aprile non è successo niente. Ho intervistato sull'ultimo numero dell'Espresso Giovanni De Luna, che è un grande storico della Resistenza, e lui naturalmente ribadiva la necessità, anche in un paesaggio spopolato dai testimoni, di continuare a raccontare. Non solo a studiare, ma a raccontare, perché il racconto fa la differenza, implica una dimensione emotiva da cui non possiamo effettivamente prescindere, perché è solo quella che poi può informare la coscienza delle generazioni nate addirittura nel XXI secolo. Noi abbiamo di fronte dei ragazzi di 20 anni che hanno un'anagrafe post-novecentesca, e questo, anche guardando al prossimo anno, che saranno gli 80 anni da quell'evento, deve comunque, anche appunto una fondazione come quella questa mattina rappresentata, naturalmente dentro il suo statuto, dentro il suo orizzonte attivo, la dimensione del racconto, non direi della narrazione, che mi sembra una parola un po' logora, ma del racconto, a cui possono contribuire anche quelli che non c'erano, perché a questo punto è un dovere civile, un dovere letterario anche perfino, perché penso che anche gli scrittori possano dare un grande contributo. E finisco dicendoti, Lea, che la cosa che io trovo sconcertante, al netto di tutte quelle le polemiche di questi giorni, di quelle che ancora andranno avanti, è che non ci si renda conto che la possibilità di liquidare il 25 aprile o di irridere la portata storica del 25 aprile è in realtà, crea in realtà una contraddizione in termini con chi appunto suppone di potersene disfare, non sapendo che la libertà che ha di poter anche puntare il dito contro la Resistenza gli è data, le è data dal 25 aprile, cioè la libertà di cui disponi per dire: io non mi riconosco nel 25 aprile, è dentro il 25 aprile. E questo è il punto, capisci? Quando senti il neofascista o il fascista di ritorno, ma anche soltanto il conservatore più o meno consapevole, il reazionario, quello che parla addirittura, come ho sentito nelle settimane scorse, di odio antifascista, insomma tutti coloro che credono di poter dire che il 25 aprile non è successo niente, lo possono dire perché c'è stato il 25 aprile. Paolo, grazie. Grazie a voi, grazie per avermi coinvolto e buon proseguimento. Buon 25 aprile. E saluto anche Eric Gobetti che vedo. Paolo, che grazie. Vedo che io vorrei. Grazie mille, Paolo. Prima di salutarti, Paolo, se me lo permetti, ti vorrei fare anche gli auguri perché sei diventato papà per la seconda volta da pochissimi giorni, quindi benvenuta ad Olivia, speriamo di vederla presto. La cosa incredibile è che, sì, basta, poi mi fermo dopo due bambine, direi che abbiamo dato un contributo alla ripopolazione dell'Italia spopolata, però dico che, a parte questo, la cosa emozionante è che la prima bambina oggi fa 4 anni ed è nata il 25 aprile del 2020, si è scelta una data epica e se l'è scelta in un annus horribilis dove festeggiare un 25 aprile in lockdown, diciamo, forse aveva un peso di cui poi riconosceremo, come dire, anche l'impatto emotivo a posteriori. Quindi diciamo che oggi è una doppia festa perché c'è anche questa bambina nata in un giorno meraviglioso. Grazie Paolo. Ci vediamo a settembre all'Hector. Assolutamente, grazie. Ciao. Allora, io direi di chiamare due belle testimonianze, sì, vediamo anche molto, la terza e poi sì, dopo andiamo a concludere noi che è già collegato con noi. Ecco Eric, ciao Eric, benvenuto, grazie di esserci. Eric Gobetti è un uomo molto ricercato, è un ricercato insomma, oggi per esempio è qui con noi perché ci sono delle città d'Italia dove non è un ospite gradito e quindi non sempre lo fanno parlare, oppure ci sono anche delle volte che quando lo fanno parlare poi dopo insomma si deve guardare un po' alle spalle, deve stare un po' attento perché si è occupato di molte cose perigliose, fra cui per esempio quella di rimettere in una dimensione storica
tutta la narrazione delle foibe, e questo gli ha causato molti e molti problemi. Oggi però con Eric parliamo di 25 aprile, di resistenza, di fascismo, e lo facciamo partendo proprio dal suo libro I carnefici del Duce, delle edizioni La Terza. Questo libro, Eric, è un po' un modo per fare i conti con la continuità, con il desiderio di discontinuità e invece con la storia della continuità, e anche con una lettura che tu fai della, diciamo così, della presunta differenza fra italiani e tedeschi durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che invece per tanti tratti e in molti modi è tanto più sfumata di quanto appare. Sì, beh, innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere essere con voi, anche se effettivamente la conseguenza del fatto che non mi hanno voluto in una città d'Italia a tenere l'orazione ufficiale del 25 aprile, ma non importa, pazienza, ne guadagniamo tutti. Sì, allora io naturalmente questa continuità di cui facevi cenno, come dire, affonda le sue radici, o come dire, viene giustificata da uno stereotipo che direi è uno delle colonne portanti della nostra identità nazionale, che è quello degli italiani brava gente, no? Questo immaginario per cui gli italiani sono naturalmente buoni e quindi anche l'esercito italiano non avrebbe mai commesso crimini, sarebbe sempre comportato in maniera civile e buona nei confronti delle popolazioni soggette ad occupazioni militari. Naturalmente, come tutti gli stereotipi di questo tipo, è uno stereotipo razzista, di fatto razzista al contrario, diciamo così, ma se gli italiani sono buoni, evidentemente gli altri popoli sono meno buoni degli italiani. Il mio libro, che è dedicato ai crimini di guerra italiani in epoca fascista, non è che vuole capovolgere questo stereotipo naturalmente, ma semplicemente, diciamo, parte dal presupposto che uno stereotipo di questo tipo non ha senso e che bisogna provare a capire che cosa è davvero successo in quegli anni e se questi crimini ci sono stati e che logiche hanno avuto. E io ho provato a farlo attraverso un percorso, diciamo, biografico, no? Cercando di raccontare la storia di alcuni individui che hanno preso parte a quei crimini in maniera responsabile, come dire, quindi principali criminali di guerra fascisti, soprattutto generali, ma non solo. E attraverso questo percorso biografico si può comprendere che naturalmente non si tratta di individui, come dire, naturalmente cattivi invece, no? Un po', come dire, portati alla violenza, sadici, assassini, brutali, ma sono persone normali, persone che però hanno scelto di prendere parte a quel meccanismo di violenza. E l'hanno fatto, come dire, a causa di una serie di circostanze. Qualunque popolo, e quindi di conseguenza qualunque esercito, può commettere crimini terribili se sono date alcune circostanze. Queste circostanze sono essenzialmente due, cioè la prima, ovvia, parlando di crimini di guerra, è il contesto di guerra. In questo caso il regime d'Italia fascista è costantemente sempre in guerra, in tutta la sua storia, è sempre in guerra, e si tratta in tutti i casi di guerre di invasione, guerre di occupazione, guerre imperialiste. La cosiddetta riconquista della Libia, che dura praticamente 10 anni, è una lunga guerra coloniale che si compie nel corso degli anni 20 e che termina nel 31 con la cattura e l'impiccagione di Omar al-Mukhtar, il leone del deserto, poi dal 35 la guerra d'Etiopia, che dura praticamente fino alla seconda guerra mondiale, data la lunga guerra poi contro i partigiani etiopi, e poi naturalmente in Europa la guerra di Spagna. Noi spesso ricordiamo giustamente anche gli antifascisti volontari nella guerra di Spagna, ma dimentichiamo i 70.000 italiani che hanno combattuto al fianco di Francisco Franco, inviati da Mussolini per consentire a Franco di prendere il potere. Tra l'altro la prima guerra in cui viene sperimentato il bombardamento a tappeto contro le popolazioni civili indifese. E poi la Seconda Guerra Mondiale, con l'invasione dell'Albania, la Grecia, la Francia, la Jugoslavia e la partecipazione alla campagna in Unione Sovietica. Quindi
tutte queste guerre hanno in comune il fatto di essere guerre di invasione, guerre fuori dai nostri confini, guerre che non hanno ragioni patriottiche o nazionali, ma sono puramente guerre imperialiste, quindi guerre condotte contro altri popoli con l'intento di schiavizzare quei popoli e sottrargli le risorse disponibili da quei territori. Ovviamente i crimini di guerra poi commessi dall'esercito fascista sono resi possibili non solo da questo tipo di guerre, che naturalmente, come dire, identificano l'intera popolazione come nemica, ma anche da un sistema di pensiero condiviso, che di fatto è, come dire, il modello politico fascista, il sistema di pensiero fascista, no? Un sistema di pensiero quindi basato sul nazionalismo, naturalmente, quindi, come dire, dare per scontato che è giusto conquistare altri territori e schiavizzare altri popoli per il bene del nostro popolo, il razzismo naturalmente, quindi la considerazione che alcuni di questi popoli non sono degni di vivere al pari del popolo italiano o dei popoli europei, in particolare ovviamente nei contesti africani, ma anche nell'est Europa, nei confronti dei popoli balcanici, ma anche altri elementi, il militarismo naturalmente, la violenza che, come ha detto giustamente Paolo Di Paolo prima, è strutturale nel regime fascista, è lo strumento con cui il fascismo si costituisce, con cui va al potere, con cui opera in tutto il regime, e poi anche appunto altri elementi, il sessismo, pensiamo al maschilismo, per cui anche, come dire, la componente femminile di questi popoli è considerata parte del bottino di guerra, di cui appropriarsi, di cui è da sfruttare. Ecco, tutti questi elementi rappresentano un sistema di pensiero condiviso dalla maggior parte degli italiani in quegli anni e che quindi rende possibile accettare quel sistema di violenza e di brutalità che è assolutamente paragonabile alle brutalità condotte dall'esercito nazista in quegli stessi anni, ovviamente con un livello di intensità e un numero di morti minori. Naturalmente non c'è l'elemento, diciamo, del genocidio, cioè la volontà di sterminare interi popoli, ma sommando, diciamo, le vittime civili delle occupazioni fasciste in tutti questi territori che ho nominato, si arriva a una cifra spaventosa, che è quella di circa 1 milione di morti, quindi insomma comunque è una pagina di storia terrificante del nostro passato che facciamo ancora fatica a guardare in faccia. Grazie Eric, è vero, perché i conti con questa stagione è sempre difficilissimo farli, e tu sei stato fra i pochi che ha davvero voluto mettere le mani nel piatto di questa storia del colonialismo e del fascismo. E abbiamo anche agli altri nostri due ospiti fatto una domanda appunto sul 25 aprile oggi, la facciamo anche a te, perché stiamo constatando come ci sia una nuova esigenza di diciamo così, di rivitalizzare questa ricorrenza che forse per un po' di tempo è stata messa in sordina. Ma negli ultimi anni ormai non è una novità di quest'ultimo governo, si ripete costantemente che il 25 aprile è divisivo. Ora, in realtà il 25 aprile è sempre stato divisivo, e di fatto è divisivo strutturalmente, perché è il frutto della vittoria da parte della resistenza di una guerra che, oltre ad essere una guerra di liberazione, come ha evidenziato brillantemente già ormai molti anni fa Claudio Pavone, è anche una guerra civile. È una guerra civile, direi, che più che tra modelli politici contrapposti, perché spesso quando si parla di guerra civile si vuol far credere che si tratta di una guerra, uno scontro ideologico tra fascismo e comunismo, ma non è affatto così. È una guerra civile in cui da una parte stanno i fascisti e dall'altra, cioè nel fronte antifascista, stanno tutte le forze politiche esistenti in quel momento nel paese, dagli anarchici ai monarchici, ed è però, direi, più ancora, prima ancora che uno scontro tra modelli politici, appunto uno scontro tra modelli morali, uno scontro di moralità proprio, di umanità, direi. Anche in questo senso sentivo Paolo Di Paolo prima sottolineava proprio l'elemento morale di critica del fascismo che sollevava Piero Gobetti, che non è un mio parente, lo dico subito, purtroppo aggiungo anche. Quindi ecco, in questo senso il 25 aprile è necessariamente divisivo, e chi non si riconosce in questa festa naturalmente sceglie di stare dalla parte opposta dell'antifascismo e della moralità e dell'umanità di cui abbiamo accennato.
Io nel libro riprendo l'espressione di Umberto Eco di qualche anno fa di fascismo eterno, che secondo me ci serve a capire che il fascismo non è cristallizzato in quel ventennio, ma appunto quel sistema di pensiero a cui facevo cenno prima, nazionalismo, razzismo, militarismo, sessismo, eccetera, sono elementi che sono presenti ancora nella nostra società e sono in qualche modo anche predominanti, sicuramente elementi in cui si rispecchia gran parte delle forze politiche che dirigono oggi il paese. E quindi credo che sia importante riuscire a tornare a capire che il 25 aprile sì, e che è divisivo, e che bisogna, per essere, come dire, realmente democratici, bisogna ripudiare non solo ciò che è stato il fascismo del ventennio, ma anche, e quindi non solo i simboli del fascismo storico, no? I saluti romani, eccetera, ma anche tutto quel sistema di pensiero fascista che appunto esiste ancora oggi. Una vera democrazia non è fatta solo di elezioni libere, ma è un insieme di valori sanciti dalla nostra Costituzione che includono il ripudio alla guerra, la giustizia sociale, il rispetto per i diritti di tutti gli esseri umani, tra cui anche il rispetto di migrare liberamente, per esempio. Quindi credo che oggi non si possa più, come dire, celebrare ritualmente il 25 aprile come una qualunque data del nostro calendario civile, ma si tratta di identificare nel 25 aprile un vero e proprio progetto politico alternativo a quello che è predominante oggi e che vada a riscoprire, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia che appunto stanno scritti nella nostra Costituzione. Grazie Eric, piacere di averti conosciuto e speriamo di vederti il più presto possibile qui dal vivo a Conversano. Grazie e buon 25 aprile. Grazie altrettanto a voi. Allora, ciao, grazie. Ci avviamo alla conclusione, tra un minuto chiudiamo e passiamo a un'altra staffetta. Prima di chiudere, per finire il discorso di prima sul libro di Luciano Canfora, dicevo, spiega molto bene, in maniera molto didascalica, la perfetta continuità politica appunto tra il partito di Giorgio Almirante e il partito attuale di Giorgia Meloni, cioè di come hanno perseguito sempre quello che oggi va sotto il nome di afascismo. Io vi consiglio di leggerlo perché è un libro molto semplice, si capisce tutto. E l'ultimo libro che vi volevo consigliare è invece un romanzo di questo signore che è Gian Arturo Ferrari, uno degli uomini più importanti dell'editoria italiana. Il libro si intitola La storia se ne frega dell'onore, Marsilio, ed è una storia molto bella perché è la storia di una censura, la censura di un manoscritto, di un romanzo scritto da un generale dell'esercito che va via, viene messo in disparte da Mussolini, perché in questo romanzo c'è scritto, in realtà viene riportato l'ordine di uccisione proprio per Giacomo Matteotti. È un romanzo che si legge molto facilmente e che purtroppo ci ricorda che appunto ci sono tanti fascismi. In questo caso è uno dei pochi libri, credo, che affronti quel periodo da un punto di vista dell'editoria, perché in genere si parla sempre delle sezioni politiche, dei giovani massacrati, invece anche in quegli anni c'era una censura preventiva addirittura su libri che non sono mai usciti. Grazie Oscar, chiudiamo questo incontro scusandoci per insomma stiamo un po' rincorrendo i minuti. C'è adesso un altro momento interessantissimo dedicato al tema di Radio Bari nella Resistenza, quindi con video storici anche molto belli, curato dall'IPSAIC, Istituto Pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, con la partecipazione di Rosanna Pucciarelli e Vito Antonio Leuzzi. Grazie ancora.